Ciao, io sono Jessica e oggi parliamo di questa stampante 3D, la Micro 3D. Innanzitutto io l'ho acquistata direttamente sul sito del produttore, quindi mi è arrivata direttamente dagli Stati Uniti. Il costo non è altissimo perché dal sito si può acquistare a 349 dollari. La spedizione è stata molto veloce, però poi quando è arrivata in Italia ho dovuto pagare più di 100 euro di spese doganali. Appena l'ho vista mi è piaciuta moltissimo perché è molto piccola, è ben compatta, come vedete è simile a un cubo, quindi è facilmente spostabile anche perché è molto leggera. Questa è la versione di base, la versione standard. Quindi arriva soltanto con il suo cavo USB e l'alimentatore. Con questa versione non arriva nessuna bobina di filamento, quindi io l'ho acquistata in aggiunta. Quando arriva tutta ben scatolata, dovete soltanto togliere tutto lo scotch che c'è per proteggerla e anche le due clippettine che tengono fermi i carrelli. Come vedete, anche esteticamente è molto semplice. Il suo scheletro praticamente segue gli spigoli di questo cubo e le facce però sono aperte. Davanti c'è il marchio con il suo nome che si illumina quando attacchiamo l'alimentatore. Sotto ha i suoi piedini di gomma. Sopra, come dicevamo, è aperta, come pure ai lati. Anche dietro è aperta, però troviamo il tubo che va dall'estrusore fino a questa parte retrostante ed è collegato alla parte sotto al lettino, poi vediamo perché. E poi qui abbiamo le prese per il cavo USB e per l'alimentatore. All'interno abbiamo il corpo con l'estrusore e i carrellini per far spostare l'estrusore ovviamente sui tre piani X, Y, Z. Una cosa che mi è piaciuta molto è che possiamo inserire il filamento sia dall'esterno, quindi tenendo fuori la bobina e facendo passare il filo nel forellino che abbiamo sopra all'estrusore, oppure possiamo scegliere di posizionare la bobina di filamento direttamente all'interno della stampante. Dobbiamo soltanto far scattare il lettino, sollevarlo, cominciare ad inserire il filamento all'interno del tubicino che troviamo in questo spazio. Il filamento quindi scorrerà all'interno di tutto questo tubo e arriverà all'estrusore e poi andare a posizionare la bobina qui all'interno. Ho trovato molto semplice l'utilizzo perché la prima cosa che vi viene detta di fare è di scaricare il software dalla pagina download del sito. Dopo averlo installato, dovete soltanto collegare la stampante con l'USB al computer, aprire il software e collegare la stampante con l'alimentatore. Il software riconoscerà la stampante e la prima cosa che dobbiamo fare, come vi dicevo prima, è andare ad inserire il filo. Cliccando sul pulsante in alto a sinistra, 3D Ink, comincerà la procedura guidata, che è molto semplice perché ci chiede prima di tutto se vogliamo inserirlo all'interno o all'esterno e poi ci spiegherà tutti i passaggi che vi dicevo poco fa. Dopo aver controllato che il filamento sia posizionato bene, che quindi cominci a scendere dall'estrusore, potete cominciare a stampare. Dobbiamo soltanto inserire un nostro file STL e trascinarlo all'interno dell'immagine della stampante. Da qui possiamo andare a settare le dimensioni e la posizione. E poi, selezionando il pulsante Print, possiamo cominciare la stampa. Nella finestra che segue possiamo andare a selezionare alcune impostazioni. Possiamo scegliere ad esempio se vogliamo il letto riscaldato oppure no e anche se vogliamo che venga stampata una basetta per sostenere l'oggetto che andiamo a stampare. Di nuovo clicchiamo su Print e comincerà la stampa. Dopo qualche minuto che serve alla stampante per sistemarsi, comincerà a stampare e noi avremo il contatore che ci permette di vedere la percentuale dell'oggetto già stampato. Una cosa da ricordare sempre è che non possiamo mai staccare la stampante dal computer, quindi dobbiamo tenere attaccato il computer alla stampante per tutto il processo di stampa. Bene, allora che cosa penso io di questa stampante? Allora, rispetto alla stampante in sé, come vi dicevo, è molto piccola, è molto leggera, quindi è adatta per chi deve ad esempio spostare la stampante e utilizzarla in posti diversi. Anche per quanto riguarda il prezzo, a parte le spese doganali, è un buon prezzo. L'accuratezza della stampa è buona, a parte qualche rimasuglio, qualche peletto che rimane sugli oggetti quando si stampano. Se scegliamo un'accuratezza medio-alta, i tempi sono molto elevati e questo infatti è un pochino il neo di questa stampante. Per stampare questo polipo, ad esempio,
ha impiegato quasi 3 ore. E rispetto a questo vi lascio le caratteristiche tecniche anche nel box descrizione, quindi nell'info box sotto al video. Bene, io spero che questa recensione vi sia stata utile. Scrivetemi nei commenti se l'avete già utilizzata o se pensate di acquistare una stampante 3D. Io come sempre vi do appuntamento qui sul canale a lunedì prossimo. Ciao!